L'obiettivo del corso di laurea magistrale in Scienze e Tecnologie della Navigazione è quella della creazione di figure professionali e scientifiche con conoscenze approfondite e critiche delle metodologie, delle tecniche e degli strumenti che sono riconducibili a tre principali aree tematiche, e cioè quella della navigazione, prevalentemente marittima, e quella del rilievo. Ancora, della navigazione aerea e dei servizi per le operazioni aeronautiche, e ancora della meteorologia, dell'oceanografia e della climatologia. Il corso di laurea in Scienze e Tecnologie della Navigazione è di durata biennale e si articola attraverso tre indirizzi che rispecchiano proprio le tre aree tematiche che abbiamo prima elencato. Quindi abbiamo un curriculum detto di navigazione e rilievo, un curriculum di gestione e sicurezza del volo, un curriculum di scienze del clima. Sono quindi previsti degli insegnamenti comuni allo scopo di far acquisire le conoscenze di base delle scienze e delle tecnologie della navigazione e altri insegnamenti che sono specifici per il singolo curriculum scelto. Per quanto riguarda gli sbocchi occupazionali, possiamo andarli a vedere proprio in relazione ai tre curricula. Per navigazione e rilievo, gli sbocchi occupazionali riguardano l'impiego presso le compagnie di navigazione, per ruoli di coordinamento presso gli uffici di terra e per la gestione e l'esercizio della nave, ancora presso aziende ed enti operativi nel campo del rilievo, nell'ambito dell'ingegneria navale, enti di classifica, nel settore pubblico, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dogane, Capitaneria di Porto, Istituti Cartografici. Per il curricula di gestione e sicurezza del volo, gli sbocchi riguardano gli enti internazionali del dominio controllo del traffico aereo, gli enti nazionali di aviazione civile, le società di gestione aeroportuale, le compagnie aeree, i centri studi che operano nel settore della navigazione aerea. Per il curriculum scienze del clima, gli sbocchi occupazionali sono relativi agli enti pubblici come Protezione Civile, Ministero dell'Ambiente, ARPA regionali, enti locali, per competenze relative al monitoraggio meteo-oceanografico e alla gestione della fascia costiera. Sbocchi occupazionali sono previsti pure presso gli enti nazionali e internazionali di ricerca nel campo meteorologico, oceanografico e climatologico e presso società ed enti che si occupano di previsione meteorologica, come pure società di prospezione marina in campo geofisico.